La squadra è australiana, lo sponsor è taiwanese, ma c'è un bel po' di made in Italy nella Giant Propel che utilizza il campione italiano da 10 km su strada, Filippo Zana. Ecco la sua bicicletta, il suo bolide, che andiamo a scoprire assieme ad Alessandro Mazzi, meccanico ufficiale del team. Salve. Alessandro, che finitura è questa? Allora, questo qua è un progetto ideato da Stefano Gallo, che fa parte del marketing di Giant Italia. L'ha sviluppata praticamente per ringraziare, insomma, questa maglia di Filippo Zana. Beh, allora, la finitura è custom, diciamo ad hoc. Il telaio, però, correggimi se sbaglio, è standard, vero? Sì, è un telaio standard, normalissimo. Che misura utilizza Filippo Zana? Allora, Filippo usa una taglia ML, che è una via di mezzo tra... Quindi una taglia standard, sì, esatto, non è niente di speciale come quelli che si trovano tutti in commercio. Beh, però vedo una posizione in sella particolare, un attacco manubrio molto lungo, una sella avanzata, correggimi. Sì, al giorno d'oggi tutti i corridori tendono ad avere una posizione avanzata per avere maggiore spinta nei momenti di massimo sforzo, per essere anche subito reattivi in caso di scatti contro di cambi di ritmo e anche per le pendenze elevate. Sarà anche un telaio standard questo, ma di diverso da molti altri che vediamo utilizzati dai professionisti. Giant è l'unico, correggimi se sbaglio, che ha ancora il reggisella integrato. Sì, ha ancora questa filosofia del reggisella integrato, che i corridori comunque sia si trovano bene da molta rigidità e si riesce a limare molto sul peso. Rispetto, per essere un telaio aerodinamico, si riesce a guadagnare molto sul peso. Per essere precisi, l'abbiamo pesata la bilancia, 7 kg 20 e 260 grammi, compresa di portaborraccia e accessori, e quindi non siamo più ai pesi super light di qualche anno fa quando c'erano i rim brake, o no? Sì, quello sicuramente. Dopo bisogna calcolare che su questo tipo di telaio c'è una vernice, ci sono diverse colorazioni, di conseguenza il peso, quindi questa colorazione si fa notare, ma è anche un po' più pesante rispetto alle altre. Parliamo infine di gruppo trasmissione e ruote tubeless o tubolari? Ruote tubeless con il nuovo modello della Vittoria Corsa Pro 28, ruote Cadex è un altro marchio di proprietà, sì, di Giant. Quindi ruote sviluppate su specifico a questo telaio, sì. Sempre 50 mm oppure utilizza? No, abbiamo anche un'altra, anche 36 mm che si utilizzeranno solo per tappe con molto dislivello. Altra cosa che mi sembra classica, Alessandro, è la misura del manubrio, ovvero è un manubrio da 42 cm centro-centro, quando invece tanti corridori oggi vanno su misure compattissime, è vero o no? Sì, oggi la tendenza è lavorare sul 38-40. Ad esempio in squadra, Matthews, ad esempio, che... Sì, che utilizza una taglia 38. Ma invece Filippo rimane fedele al 42. Sì, rimane fedele al 42, dopo dipende molto dallo stile di guida che ha un corridore, come gli piace anche sentirsi in salita, sentire come si... Ma non è più difficile guidare in discesa a quelle velocità una bicicletta con manubrio da 38? Ma sicuramente, io quando correvo avevo... Se dire manubrio stretto mi dava un attimino di insicurezza. Dopo, sai, sono cambiati i materiali, sono cambiati gli stili di guida, e dopo è un approccio totalmente diverso, e credo che oggi i corridori siano abituati talmente ad alte velocità che vogliono più compattezza e rigidità possibile e aerodinamicità. E i rapporti, se vogliamo, sono classici, nel senso che allora abbiamo un 54-40, vedevo. Sì, i corridori usano sempre 54-40. E dietro 11-34. Sì, si va a lavorare sulla cassetta. Ormai con le 12 velocità la scelta sulla cassetta è ormai fissa. Sì. Quindi un impegno in meno per voi meccanici. Per fortuna. Grazie Alessandro. A lei, arrivederci. Qua il campione italiano Filippo Zana con la sua Propel. Filippo, fino a qualche anno fa i corridori utilizzavano bici da salita, bici aerodinamica, questa invece è una bici con cui fare tutto. Ma sì, ormai penso che tutte le case facciano una bici che vada bene un po' per tutto. Per il giro, per me che sono campione italiano, ho anche fatto questa grafica speciale, quindi dai, cerchiamo di portarla in alto. Senti, parlaci un po' delle caratteristiche e dimensionalità della tua bicicletta. Tu, come l'hai regolata? Parlaci dei componenti. Sella, vedo parecchio avanzata. È una posizione più aggressiva questa? Ma più aggressiva, ho sempre pedalato così e mi sono sempre trovato veramente bene, quindi ecco, ho ottenuto questo assetto. Sistema ruota, anche voi utilizzate soltanto tubeless, correggimi se sbaglio. Ma diciamo che abbiamo tutti e due, però sì, qui anche al giro tutti abbiamo usato tubeless finora perché ci troviamo meglio. Con ruote Cadex da 50 mm di altezza di profilo. È un profilo questo col quale farci tutto, salita, tappe pianeggianti?
Sì, beh, ci abbiamo varie misure, però queste da 50 sono anche quelle più leggere e quindi si possono usare in tutti i terreni. Filippo, tu sei giovanissimo, ma quanto è migliorata la tecnologia negli ultimissimi anni applicata alla bicicletta? Diciamo che ormai si guarda ogni dettaglio e anche la bici fa la differenza e quindi sì, la tecnologia della bici ogni anno migliora e quindi... Qual è l'innovazione maggiore e quella invece per la quale avresti anche fatto a meno? Dici la verità. Bah, nessuno ha fatto a meno, mi trovo bene e quindi ogni anno ci sono delle nuove innovazioni e ci troviamo sempre meglio, quindi non è che si fa a meno di, si vuole fare a meno di qualcosa, ecco. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.